laggiù sul fondo, raccolta in un pugno, Aquileia saluta con il suo inconfondibile campanile, con l'orizzonte della sua piatta campagna. Al di qua, la laguna di Grado si distende e si amplia, come a rimarcare meglio il significato della strada lunga e diritta. Di qua, intanto, un altro campanile, quello della Basilica di Santa Eufemia, che appare, si ritrae e riaffiora tra le strette calli, come ad esprimere, nel succedersi delle angolazioni e degli scorci, il significato di una presenza determinante, specie nel passato. Santa Eufemia è la cattedrale che vide i fasti del patriarcato. La grande basilica, a tre navate, risale al VI secolo. Fu edificata dal patriarca Elia sulle fondazioni precedenti di una basilica attribuita a Niceta. Il grande vescovo di Grado, costruttore di tutte le sue chiese, le diede forza e forme ornandola dell'atrio, di colonne di spoglio, di un pavimento a mosaico ornato di motivi vari e arricchito di numerose iscrizioni. Interessante il pulpito, lambone, un'opera pregevole, composita, con elementi di varie epoche. I fusti delle colonne sono romani, i capitelli risalgono al VI secolo, quindi all'epoca stessa di costruzione della basilica. I rilievi con i simboli evangelici datano invece il secolo X. Altrettanto interessante la pala d'argento dietro l'altare maggiore, donata a Grado da Venezia nel 1372. Grado, del resto, rappresenta nel fluire delle forme architettoniche cristiane antiche la saldatura fra le prime testimonianze aquileiesi, le imponenti affermazioni ambrosiane a Milano e le ricche testimonianze ravennati. Al Duomo si collega il battistero ottagonale di San Giovanni, altro grande monumento paleocristiano, nato con la prima basilica. Il battistero, sobrio e austero, ripete, ampliandole, le forme di quello neoniano di Ravenna. È il prototipo del battistero ottagonale, più tardi largamente diffuso in Lombardia. Qui tutto sa di antico e tutto, in effetti, sottolinea i momenti dello splendore storico di Grado e del suo successivo indebolimento per la crisi politica, sociale e militare dell'Impero Romano. Di grande importanza le lapidi e le iscrizioni che documentano a loro volta i fatti di rilievo nella vita cittadina dei primi secoli dell'età cristiana. Mille anni fa l'isola di Grado era vasta e profonda, poi il mare, a poco, l'ha sbocconcellata. Non sono distanti le pingui campagne accuratamente lavorate di Aquileia, e qui il sole si specchia in acque quiete soltanto in apparenza. Aquileia e Grado, così diverse, finiscono per svolgere una reciproca funzione complementare, come dimostra anche questo mosaico d'ambiente marino nella Basilica di Aquileia. La via romana, invece, con le sue colonne, l'antica pavimentazione, rimanda a Grado, in un continuo scambio di interessi, di intrecci storici, di avvenimenti determinanti sulla sorte delle due cittadine. L'acqua, il mare, la pesca sono pur sempre una grande risorsa, talora sono ancora oggi la vita stessa, come lo sono stati per generazioni di pescatori che nel gesto del gettare le reti inseguivano religiosamente la soddisfazione dei bisogni primari, il cibo, la sopravvivenza. La strada, la terraferma, rappresentano certo la sicurezza in senso fisico, nel significato di stabilità, ma il mare, la pesca, sono un modo e un mezzo per sentirsi vivi, dinamici, forti di quella certezza interiore che spesso la solitudine alimenta. Identificato nel castrum romano e nel centro della posteriore civiltà paleocristiana, l'intero quartiere della città vecchia, intessuto di calli e campielli, rappresenta in se stesso un grande monumento di Grado. Le vecchie case, quanto rimane del nucleo originario, testimoniano le vicende storiche del millennio di mezzo, quando la cittadina, tra l'VIII e il XII secolo, appartenne giuridicamente al Regno dei Franchi, al Regno Italico indipendente e all'Impero, e quando successivamente, soppressa la sede patriarcale, come si diceva, partita la corte e la nobiltà, la popolazione scese a un migliaio di abitanti. Ancora nel XVII secolo, questa non superava di molto le 2000 anime, pescatori e costruttori di barche
costretti a un'esistenza assai dura, soggetti a frequenti pestilenze. Non sono nemmeno prerogative di una sola città, questi contrasti stridenti e consistenti tra grandezza e miseria, tra ricchezza e povertà. Se vogliamo, un punto di equilibrio è costituito dalla splendida Basilica di Santa Maria delle Grazie, che come quella imponente di Sant'Eufemia, sorge in Campo dei Patriarchi. A pianta rettangolare e abside interna, come è tipico di altre chiese istriane e dalmate, Santa Maria delle Grazie è un vero capolavoro dell'architettura paleocristiana. Ma che cosa era Grado, in effetti, nella vita di tutti i giorni? E che cos'è oggi? Sentiamolo nelle parole di un celebrato poeta di questa terra, Biagio Marin. Devo risalire naturalmente alla Grado, che è stata per me la matrice di tutta la mia poesia. La Grado, cioè, di quando io ero bambino, e che non era che una piccola isola di rena, di sabbia, della lunghezza circa di 300 metri per 200 di profondità, non di più. Quindi un poco di sabbia, una duna, lì sulla bocca del Golfo di Trieste. Ora noi eravamo qui molto lontani dal mondo, separati, non avevamo mezzi per raggiungere facilmente la terraferma, non avevamo che le barche, e quindi andare a raggiungere ad Aquileia la terraferma era già un'impresa, era già un'avventura, perché si partiva prima dell'alba con una barchina a vela, vero? E si tentava di arrivare ad Aquileia quanto prima possibile, ma una volta la nebbia, un'altra volta il vento contrario. Si partiva, ma non si sapeva quando si sarebbe mai arrivati. L'isola era solo una piccola, povera isola. Noi tutti ignoranti e quindi ignari del mondo, ignari di che cosa fosse al di là di questa lontananza. Eravamo dei lontani. Senza capire questo non si capirà mai l'anima mia è quella che era e che è tuttora, stranamente adonta di tanti ponti costruiti, l'essenza del nostro isolamento. È incredibile quanto ci voglia a superare i secoli di isolamento che abbiamo in noi. Non è che l'istituzione di quattro scuole o l'arrivo del Corriere della Sera o degli altri giornali in paese, è vero, muti profondamente una psiche costituitasi attraverso almeno un millennio di isolamento. Quindi che cosa era nella mia umanità di bambino? Le nostre case erano poverissime e cadenti e poche. Non avevamo che una ricchezza, la grande basilica di Sant'Eufemia, è vero, dall'altra parte la minore ma non meno bella Basilica di Santa Maria delle Grazie, e tra di loro il Battistero di San Giovanni, tutte opere del VI secolo d.C. Dunque la nostra storia non era che un attaccamento carnale a queste pietre che avevano appunto 14 secoli di antichità, di età, e quindi tutto il resto era in noi così un inizio di favola piuttosto.